Signori, è il momento di Italia-Ucraina. Partita che ci riporta alla mente bellissimi ricordi, che speriamo possano confermarsi anche in questa sede. Allora, io intanto aumenterei di un altro minutino. Così ci facciamo 8 minuti. E schema di gioco. Perché in tanti mi chiedete Zaniolo. Devo proprio? Va bene. Se devo proprio lo faccio. E per il resto mi dicevate anche di variare un pochino arretramento ali, levandolo, perché in effetti sono d'accordo. Più che arretramento ali ci facciamo contropiede, perché con questo tipo di rosa credo che sia particolarmente utile. Perché non me l'ha presa? Si può avere? Ah già, rimane avanti Ciro. Ecco, perfetto. Dunque, per il resto possesso palla, passaggio corto ci va bene. Area d'attacco centro, raggio d'azione, allarghiamolo un pochino. Non troppo però, perché appunto giocando da Rosetti. Pressing alto sulle fasce. Pressing aggressivo, difensiva altissima. Ci piace, è tutto dannatamente perfetto. Allora, per il resto, allora, oggi cercheremo intanto, mettiamo Bernardeschi perché Chiesa ha fatto il suo. Ma se alzassimo un pochino il Berna, ma per averti proprio alto devo metterti qua. Vabbè, allora Bernardeschi lo alziamo un po'. È una formazione abbastanza, insomma, abbastanza sbilanciata, diciamo così. Però, e poi mettiamo Bonucci al posto di Romagnoli, per quanto insomma siano due ottimi giocatori. E io andrei così. Li vogliamo far male a questa Ucraina, li vogliamo far male, assolutamente sì. Però non ho guardato la cosa fondamentale, lo stato fisico. Allora, Jorginho mi è un po' sottotono, Bonucci sta carico al pallettone, Insigne un po'. E beh, porca miseria, proprio oggi. Jack o Pellegrini? Jorginho giù o Pellegrini? Proviamo Pellegrini, va. Oggi mi fate giocare con la Roma. Vabbè, con diversi giovanisti lo posso fare. Sono sufficientemente sportivo per farlo. Anche se un pizzico di difficoltà me la suscita. Specialmente Zaniolo, che non è che mi susciti tutta questa grande simpatia. Ma va bene uguale. Speriamo che le cose vadano bene. Anche perché io vorrei riuscire a levarmi una bella soddisfazione. Ma vogliamo risentire il nostro meraviglioso inno? Che questa sia solo una partita, niente di trascendentale. Eh sì, lo pensate anche voi sotto sotto, anche se siete qui proprio per vedere giocare a calcio. Bene, allora guardate le facce della gente sugli spalti, osservate i volti dei giocatori in campo, oppure anche solo degli arbitri. Siete sicuri? Non è una partita per loro, non è solo una partita. Da questo momento in poi si va avanti o si va a casa. Si è dentro o si è fuori. Benvenuti alla fase a eliminazione diretta. Uno dei simboli sportivi qui nei Paesi Bassi, la Johan Cruyff Arena, ha da poco cambiato nome per rendere omaggio a un immenso fuoriclasse, non a caso soprannominato il profeta del gol. Caressa che copre l'inno ucraino e non gli piace. Ottima esecuzione ed ecco che arriva la replica. Questa versione dell'inno è abominevole. La parte finale è veramente agghiacciante, lo vogliamo dire, cioè fatta in quel modo, che non è l'inno, a me il nostro inno piace un botto, io non ci avrei niente da ridire, lo trovo un inno meraviglioso,
Ma è questa versione che ricorda le canzoncine MIDI che giravano quando ero ragazzino io. Cioè, veramente, sembrano quelle cose tipo. Vi ricordate le pubblicità per i cellulari che c'erano quando eravamo piccoli? Vuoi avere una suoneria particolarmente bella? Ecco, quella roba lì, cioè, Secondo te zero, quale giocatore veramente. potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Andiamo, andiamo, andiamo. Chiellini sicuramente, forte, Bello. alto, un difensore dalla grande fisicità, tanto No! ferocioso in difesa quanto pericoloso sui calci Siamo piazzati in partiti avanti. Mi stupirei di benissimo. vederlo protagonista in entrambe le aree oggi. Calma, calma, Immagino che tocca sia farla proprio girare la palla quello che perché resti questi sempre pronto a ci progressare una nuova insidiano. volta, caro Ci Luca. insidiano. Bello. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Sulla destra. Ecco un'occasione di contropiede. Gioca una palla Cioè, beh, lunga. ma sto Grania fa il contropiede spettacolare. Pellegrini. Bravissimo. Bravo. Bernardeschi. Bravo. Ci Zaniolo, dai pensa prova bene l'Italia. di qualcosa nella tua vita, eh? Fallissimo. Fallissimo, l'abbiamo preso. Sì, ma da questa distanza c'è veramente poco che si può fare. Pellegrini. Pellegrini. Bravo, Pellegrini. Prova a tirare. Finalizzazione decisamente infelice. Ha Hai fatto bene a capito, levarsi. Pellegrini? Lui da quella Hai posizione sa capito, essere molto Pellegrini? pericoloso. Guardalo, Immobile. guardalo, guardalo, Inventano guardalo. spazio. Berna, non la tiene, Berna. Quello era fallo comunque, aveva il Bernardeschi. piede davanti. Guarda, Bernardeschi. una bella palla. Ciruzzo. Iniziativa interessante. Ciruzzo, nello C'è spazio. un'opportunità. Ciro. Guadagna metri. La Ciro. toglie dalla porta. Ha Grande esitato. salvataggio Ha da parte del esitato nostro sul tiro. difensore. Una bella parata che Ha risponde a una buona esitato. conclusione. Bravo l'estremo difensore. Allora, proviamoci. I saltatori ci sono, eh. Spazza via senza fronzoli. I saltatori c'erano. Però Chiellini sta in area sua. Insigne. Cross di Insigne, il cross Lorenzo. è buonissimo. Rimbalzata. A Non Ciro, è ma quante riuscito a se ne mandare sta a a rete. mangiare oggi? Insigne Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande è l'occasione che siamo meravigliosa. riusciti a creare. Insigne ha È chiaro fatto che la un difesa deve fare cioccolatino, di gli ha più. Non si può servito. lasciare crossare con tanta facilità. L'arbitro assegna un calcio di Ma punizione a che Sirigu. fallo è? Ma che cosa avrei fatto io? Ma che cosa ci inventiamo adesso? E fallo dove sta? E fallo dove sta? Ma stiamo scherzando? Prodezza Ma stiamo sparata. Tiro scherzando? pazzesco. Prima rete per l'Ucraina. Ma chittadissima! E ha sfruttato alla grande questa occasione. Ma Ben giocata. Gli hanno regalato che una se grande dabba occasione di sfruttarla al quest'altro? meglio. Ma che Siamo schifo primi nel è? secondo Ma io tempo, protesto. stiamo Ma che è vincendo. tornato Moreno? Io non c'ho parole, veramente, non c'ho parole. Un gol Meno del male che c'è vantaggio, tempo, la davvero partita è lunga. Si pesantissimo. Il primo gol messo a può segno sembra rimediare, si averli può davvero rimediare. motivati, Fabio. Però rimane uno schifo. Diciamolo a chiare lettere. Pellegrini. Diciamolo a chiare lettere. Ottimo passaggio, deve tirare. C'ha la miseria. Ciro, ti voglio più propositivo, sennò faccio il tergallo, te lo dico. Tra la palla in profondità. È un primo tempo complicato, Primo tempo che eh. finisce Un primo qui. tempo complicato che Chiuso così 45 minuti di ci impone calcio. un La cambio. prima Un cambio parte di non certo modulo. avara di emozioni, Ci impone nonostante le due ci sia un solo punte. gol nel Allora. frattempo. Fino adesso non è andata Tocca trovare uno esattamente come si schema che aspettava, ma sia non c'è alcuna ragione per più perdere la testa. adatto. C'è Allora, tempo per rientrare in noi partita. potremmo andare o col doppio trequartista, col 4-1-4-1 che potrebbe essere una possibilità, oppure con un 4-2-2-2 che potrebbe essere un'altra possibilità, senza il trequartista, oppure un 4-2-2-1-3 anche. Oppure rinunciare alla spinta dei centrali mettendo centrocampo a 5. Che forse è la cosa ideale in questa fase, sì. Credo di sì, credo di sì. Allora, Florenzi non lo può fare questo ruolo, assolutamente no. Dunque, Spinazzola. Allora, aspetta un attimo, però. Allora,
Florenzi, quel ruolo me lo può fare con buoni risultati. Pellegrini fuori. Anzi, no, mettiamo Spinazzola. Ecco, Spinazzola fuori. Entra Romagnoli a comporre. Insomma. Poi Insigne lo mettiamo sempre a sinistra. Berna lo mettiamo a destra. No, due cambi a questo punto. E davanti ci mettiamo Bergallo. Davanti al campo. Doppio centravanti. Trequartista Zaniolo. E Pellegrini facciamo la fascia a tre capi sanitari un pochino più alto rispetto a Verratti in mediana. È rischioso. Parliamoci chiaro. È rischioso. Come schema è molto rischioso. Però. Sulle fasce attacchiamo. Estremamente flessibile. La gerazione è un po' più ampio. E vediamo che succede. È l'unica. È l'unica, 45 minuti per riprenderla. Bisogna forzare. Bisogna forzare. Bravissimo Pellegrini, come una bella palla. Ciro. Il gallo. Ora Belotti. Occhio al No, tiro. ragazzi, vi prego. Cosa ha fatto Belotti? Che L'Italia cosa ha si mette fatto fuori Belotti? vantaggio. Dove Rubata palla agli l'ha avversari, fatta giocata passare quella palla? Ma velocissima e dove ripartire. l'ha fatta passare quella Immobile, palla? perfetta. Si intende una meraviglia. Ma poi Quarto gol, che gol ha fatto pressione e Immobile? segna Dove gliel'ha Insigne. messa? C'è, quest'Italia c'è. Perfetta Quest'Italia uscita c'è. Pirlo. Gran palla recuperata da Mentre in questa Pellegrini al partita vale centrocampo. tutto il prezzo del biglietto. Bravo. Recuperano il possesso Sta del pallone. veramente avvelenato Immobile. Scodella in avanti. Tarantolato. Risolve una Ancora. situazione che poteva diventare No. insidiosa. Bravo Chiello. Chiel Non destro del regaliamo Pellegrini e falli calcio inutili punizione. con questo arbitraggio ridicolo che c'è. Non regaliamo falli inutili, pure questo, su, ma che, ma. Vabbè, questo c'è, Chiellini. Questo c'è! Se va bene, uomo sul palo? Ecco il tiro. Oh, scia misera, Malinowski, ma te c'è niente da fa'. Stava rischiando di farne un'altra, eh. Dai, dai. Bravo, C'è il colpo di testa. mamma Colpo di mia. testa che si. Aia. Insidiosissima l'azione Palla dell'Ucraina ripassata, qui. poteva essere un'ottima occasione. Ha cercato di Guarda, sfondare Ciro. per via No, centrale, ma non porca ha avuto miseria. fortuna. È buona? Mali Traversa da volante mortacci finita. tua. Dai, dai, dai. Scodella il calcio. Nah. Ero convinto che Credo fosse che fuori questa sia la prima volta che gioco. Ero provano ad attaccare per vie centrali. convintissimo. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Mazza, comunque. Tchalamina, Immobile. Oh. Ma i falli per noi non Prova ad valgono. Ho avanzare visto fischiare rapidamente. delle cose Calcio lungo. veramente spettrali per l'Ucraina. A noi. Palla riconquistata immediatamente. Ah, mo, Calcio di adesso, punizione siccome te per l'ho l'Italia. detto. Allora, per apparire più onesto, mi fischi un fallo che non c'è. Qui gioca gente che Sì? può colpirti quando meno te l'aspetti. Non si possono concedere No! inserimenti dietro la linea difensiva. C'era. Purtroppo c'era. Purtroppo c'era. Comunque costruisce bene a due punte l'Italia, eh. Devo dire che. Belotti, Belotti, passaggio bravissimo. sulla Belotti ha destra. fatto una partita incredibile da quando è entrato. Se ne va. Un impatto sul match veramente allucinante. C'è Questi Zaniolo! C'è Belotti Zaniolo! ai ai C'è stanno Zaniolo! correndo rischi davvero Niente. inutili. Io non ci posso credere alla partita che stava a fare. Poteva finire in modo davvero Stavo per diverso la esultare nostra un gol di squadra tecnica. Zaniolo. Proprio L'intervento vero fondamentale. Erano che. in Aia. inferiorità Siamo numerica, doveva sbilanciati. rischiare il tutto per tutto. Siamo Ha già la sbilanciati, siamo palla. sbilanciati, siamo sbilanciati. Colpisce il pallone. Mamma mia. E c'è il gol Che partita dell'Ucraina. amara questa. Che Una grande si sta partita. rivelando. Che partita amara. Miglior Siamo Hernandez era sbilanciatissimi ancora noi, ma. veloce in Questi uscita. Ha hanno impattato il più pallone chiappe che ed è globuli riuscito a rossi, metterlo veramente. dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Bravissimo Immobile, Vabbè. bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Certo, proprio la Tecnicamente più era amara proprio legge del l'ingegnere Artigi calcio, che gli ha dato eh. mandandolo Gol in sbagliato, campo. gol subito. E passano in vantaggio. Proprio. Zaniolo che. Mannaggia la miseria, mannaggia. Zaniolo allarga il gioco a destra. Bernardeschi. Ora Belotti. Gallo. Bravo Questi Gallo. senza varchi non avevano alternative. Qui Pellegrini. cercherà. E il No, portiere dice di no. vabbè, ragazzi. Che partita stiamo a fare?
Ma che partita stiamo a fare? Io non ci posso credere. Quattrouomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di Tanto, Cristiano non Pulisic. dimentichiamoci la traversa di In effetti non ne Immobile, aveva più. Chiellini, eh. di Tutti colpo. giù, tutti giù adesso, tutti giù. Insomma, qui C'è più dovevano niente da chiudere la partita e perdere. non ce l'hanno fatta. Non c'è più niente da perdere. Immobile. Che cosa? L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Sì, vabbè, A questo punto del Ciro. match non Oggi posso proprio, restare per nella carità, il retorica. gol, la Devo muoversi in traversa, però avanti, su non senza alcune cose sbilanciarsi proprio. troppo. Posso dire che Il portiere mi la stanno a fare spedisce su. osilià, de brutto? Palla di Ma de nuovo sul brutto pallone di pure? controllo. Ma di brutto proprio? Ma proprio tantissimissimo. Bravo, Zaniolo. Dai, 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 dai. Recuperano il possesso del pallone. Belotti. Gallo. Gallo che ci mette la quaresima. 88esimo, 88esimo, non è finita. Si può ancora fare il miracolo. Io avevo tirato molto prima, ma vabbè. Dai, dai però. In the box. Immobile. Niente. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Vabbè, il classico europeo all'italiana, lo vogliamo dire? Cioè, proprio ci vedo una credibilità in questa partita veramente impressionante. Siamo 5 minuti di recupero. per entrare nel tempo di recupero. Riceve in 5 ottima minuti. posizione. Uno già andato. È l'ultima azione, Lorenzo probabilmente. Insigne. Ti prego. No! Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. No! Nello No! È spazio finita, cerca raga. l'idea. Temo che forse. No, forse c'è tempo. L'azione riprenderà Forse c'è con una tempo. rimessa laterale. Dobbiamo essere rapidissimi nella costruzione. Cala, Verratti sbaglia il passaggio fondamentale. Prova la giocata nello Il spazio. giallo non ci porta bene. Può Il giallo non sbagliare. ci porta bene. L'Ucraina Conclusione. addirittura la chiude, Sì, 3-1. trova la rete. Si chiude nel peggiore dei modi. Potevano Proprio trovare qualcosa nel all'italiana. momento migliore. All'italiana, questo europeo. Un'Ucraina che ha fatto 3 tiri in porta e 3 li ha Era messi. difficile fare meglio, un tiro Contro una perfetto. Credo che non partita abbia nemmeno guardato la sempre, porta. sempre È a servita. rincorrere dell'Italia dopo Subito quel Pulisic brutto trovando l'angolo fallo giusto. regalato, quella brutta punizione. E ci ha messo la partita in salita facendo saltare completamente il piano tattico. Costringendoci ad attaccare senza preoccuparci di difendere, e questo è il risultato. E questo è il risultato. Che europeo amaro E a questo per punto l'Italia. ecco il fischio finale. Che europeo Finisce qui amaro, la partita. l'Ucraina dopo averci regalato una Così gioia vanno a tanti anni casa al fa, primo adesso turno. Un ci esito che non si ferisce così, aspettavano nella maniera più assolutamente. brutta, più L'atmosfera che violenta. si respira allo stadio è pesantissima. I giocatori sono increduli. Tutte cose che non Ho per concludere rosicato l'analisi perché a non abbiamo giocato difficile male come per potrebbe niente. 9 tiri in sembrare. porta, Purtroppo non ce l'hanno fatta e cioè, devono sì, uscire di scena al no, primo 9 tiri turno. di cui I uno tifosi in si aspettavano porta. certamente di più da Cioè, questa solo il squadra. gol mi Sperano conta. di Tutto arrivare più il resto, la lontano, parata ma del dovranno portiere non attendere la c'è prossima stata, la partecipazione del traversa non c'è calcio. stata. L'Ucraina avrebbe Dimostra fatto la 4 tiri in telecronaca porta. termina qui. Quando? Al Vabbè. commento tecnico Che chiedo dire, a Giovanni ragazzi? Maggiano. Un Ti ringrazio. Grazie Fabio. pochino Alla così prossima. particolare. Partita, ci abbiamo messo il fritto, come si suol dire. Donnarumma non ha toccato una palla che sia una. Vediamo come si chiude. Ci faranno vedere come si chiude l'Europeo, anche se noi siamo fuori? Giusto per fare una sorta di previsione. Fateci vedere. Sono curioso. Oh, allora, secondo questa simulazione, il Portogallo vincerà contro la Svizzera in finale. La Svezia che passerebbe contro la Germania 3-0. Galles che passerebbe contro la Danimarca. La Francia 4-1 con l'Inghilterra, gli piacerebbe. Olanda-Belgio, il Belgio. Spagna-Croazia, la Croazia. La Croazia che poi sconfiggerebbe il Belgio. Mentre l'Ucraina avrebbe sconfitto il Portogallo, poi vincitore della Coppa. Ragazzi, si è concluso anzitempo questo europeo con grande amarezza, grande tristezza. Capocannoniere Ronaldo con 8 gol, Joao Felix con 6, Immobile con 4 al terzo posto. Mentre per gli assistmen, Gazinski con 4, seguito da Kral, Pizzi e Guerreiro. Dunque, noi potremo sicuramente riprovarlo questo europeo, magari lo proveremo in live sull'altra piattaforma che ben conoscete ormai, quella dove facciamo le live. E
Per il resto potremmo anche rivedere PES a breve qui, insomma ci sono tanti progettini in testa, progettini in piedi che potrebbero prendere fuoco, però insomma ci siamo levati sto sfizio. Non è andata come avrei sperato, però insomma mi sono sinceramente divertito, cosa che speravo proprio di fare a prescindere poi dal risultato, ma insomma è stato piacevole. E devo dire complimenti a Konami, perché il DLC è veramente ben fatto nel complesso. Ho respirato l'aria della competizione, per cui mi fa piacere, insomma, considerando che Euro 2020 non lo vivremo mai, rimarrà questa piccola parentesi, poi chiaramente si tratterà di Euro 2021, ma l'anno prossimo. Per cui niente ragazzi, io adesso vi saluto, vi ringrazio come sempre e vi do appuntamento alla prossima.